artisti. Grazie a tutti di essere arrivati, grazie al professor Giorello, grazie al professor Zele. Dico solo un'unica cosa perché ci tengo veramente sul professor Giorello, perché poi lascerò appunto al professor Zele tutta la presentazione e la discussione con lui. E, ci tenevo a dirvi come l'ho conosciuto nel 1985, dentro un libro, dopo di persona molto più tardi. Il libro in cui l'ho trovato e l'ho conosciuto è questo, si chiama Lo spettro e il libertino, teologia, matematica, libero pensiero. È un libro di matematica, cioè di matematica bella, viva, ampia, quella che si costruisce e si nutre del confronto e del conflitto delle idee. È la matematica libera, questa è la matematica contenuta in questo libro. Sarà il professor Zele a presentare, il professor Giorello, a dialogare con lui. Alcuni di voi lo conoscono già, il professor Zele ha già presentato il terzo incontro di questi cinque, questo è il quinto, l'ultimo, Homo senza lettere ma non senza film, cioè Leonardo e il cinema, per questo è una delle passioni del professor Zele. Lo dico perché non tutti erano presenti, il professor Zele è uno storico, prestato alla filosofia, si occupa di cinema e, cioè cinema e scienza, cinema e matematica, cinema e filosofia, cinema e Zele, no? Eccetera, eccetera. E, oltre naturalmente ad essere docente e scrittore. Non dimenticherò oggi la cosa principale che l'altra volta il professor Zele mi ha rimproverato, siamo stati colleghi per 7 anni. Grazie, vi lascio a lui, grazie. Grazie per la presentazione del presentatore, il quale vorrebbe avere a fianco il professor Giorello, che è il nostro ospite della... Grazie. Mi verrebbe da dire... Un applauso. Prego. Beh, mi verrebbe da dire che, se non sbaglio, questo è l'ultimo degli incontri, terminiamo in maniera più che raffinata e penso... Benché schivo, il nostro omaggiato, ovvero sia Leonardo, sarebbe stato contento di come insomma, abbiamo cercato di ricordare la sua figura. Io ho il piacere appunto di presentarvi il professor Giorello, filosofo, ha insegnato filosofia della scienza all'Università degli Studi di Milano, si è occupato prevalentemente, ma non unicamente, di epistemologia, indubbiamente ha dato un contributo, direi, fondamentale per la diffusione della filosofia della scienza in Italia. Ma nella sua innumerevole attività ha offerto interessanti contributi di riflessione al rapporto tra filosofia e scienza, tra scienza etica, scienza e politica. Non mi avventuro nemmeno a elencare gli innumerevoli lavori del professor Giorello perché sono convinto di cadere in qualche errore di omissione. Mi permetto di ricordare come in questi ultimi anni il professor Giorello abbia licenziato quello che potrei definire, mi corregga se sbaglio, una trilogia sulla libertà, a partire da un lavoro uscito nel 2015, pubblicato dalla Bollati Boringhieri, Libertà, seguito da un lavoro un po' più snello, Libertà e i suoi vincoli, per la Castelvecchi, per concludersi con un lavoro, l'ho qua tra le mani, Libertà di pensiero, uscito per la casa editrice Mimesi nel 2018. Parlare di libertà è un tema, direi, fondamentale, ineludibile, non patteggiabile, tema di discussione ogni qualvolta si riflette sull'agire dell'uomo, che si tratti dell'attività della scienza o che si tratti dell'attività dell'artista. Da questo punto di vista, per ritornare alla figura, al nostro ospite verso cui abbiamo cercato di fare questo omaggio, ovvero sia Leonardo da Vinci, direi che la figura di Leonardo da Vinci da questo punto di vista è quanto mai esemplare, offre un apporto direi straordinario. Mi permetto di citare quanto ebbe a dire il 15 aprile in un discorso per celebrare appunto i 500 anni di Leonardo proprio nella sua città natale, ovvero Vinci, da parte del Presidente della Repubblica Mattarella, il quale ha detto che l'apporto, il contributo di Leonardo
in qualche modo è quanto mai evidente, tutte le volte in cui si sente la necessità di riflettere sulla libertà, libertà della ricerca, libertà della conoscenza, o più in generale quando si tratta di riflettere sulla libertà con la L maiuscola, come dice Mattarella, e sulla dignità della persona. Evidentemente Mattarella aveva ben presente una riflessione di Leonardo, quando Leonardo scrive che la libertà è il dono principale di natura da difendere contro gli ambiziosi tiranni. Non si limita Leonardo a scriverlo, ma se ci pensiamo, per tutta la vita Leonardo ha difeso la sua libertà. Ancora di più in un'epoca in cui l'artista o lo scienziato non poteva che vivere grazie alla clemenza o all'attenzione, alla benevolenza di qualche signore, che sia laico o religioso, ebbene Leonardo però ha sempre visto nella committenza a cui si è rivolto un'opportunità, un'occasione per poter continuare liberamente a studiare, a progettare, a inventare, a studiare, perché no, anche a sbagliare, libero anche nel commettere errori. Bene, io per non commettere errori mi fermerei qua, anche per non abusare della pazienza dei presenti e soprattutto per non togliere tempo al professor Giorello, il quale per l'appunto ci inviterà a seguirlo in questa riflessione sulla libertà nell'arte e nella scienza. Grazie. Bene, sentite tutti? Grazie. Allora, intanto, grazie di essere venuti qui, care amiche e cari amici. Per me è sempre un piacere tornare da queste parti che sono così evocative, belle, eleganti. E anche questa sera siamo in un bel posto a chiacchierare amabilmente di Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, personaggio che in genere tutti conoscono, in una almeno delle sue molteplici manifestazioni, pittore, uomo di cultura, ingegnere, una delle figure che hanno fortemente segnato il periodo del Rinascimento italiano e non soltanto italiano, come dimostra la parabola stessa della vita di Leonardo e la sua conclusione in terra di Francia. Ecco, in un bel libro, anzi non è proprio un libro, in una serie di quaderni in cui annotava le sue personali riflessioni, una straordinaria figura della cultura italiana del Novecento, il principe Andrea Emo di Capodilista, dedica non poco della sua riflessione proprio alla figura di Leonardo. E la cosa forse più curiosa e interessante è che uno dei punti più ampi di questa riflessione di Emo su Leonardo è su come Leonardo rappresenta la figura femminile. Emo dice: Leonardo riprende proprio la figura della donna senza, attenzione, imporre sulla figura femminile un qualche significato che viene da una teoria morale, che viene da una concezione religiosa, si limita a considerarne la profonda bellezza. Emo aveva in mente evidentemente Monna Lisa del Giocondo, ma quello che gli interessava era proprio distinguere questo modo di trattare la figura femminile in Leonardo da come invece veniva fatta
questa ripresa, questa figura da altri grandi autori, Michelangelo, Andrea del Sarto, Botticelli, eccetera. Qui l'idea di fondo è proprio che il significato della figura femminile sta nella bellezza della forma e della sua profonda, come dire, autonomia. Questo non vale naturalmente solo per la figura femminile. Possiamo dire che il motto, forse, che riassume l'arte di Leonardo sia quello di conoscere attraverso l'arte, attraverso il disegno, ogni cosa dal punto di vista della cosa stessa. Quindi le cose che noi incontriamo nella natura sono appunto presentate da Leonardo da Vinci in questa loro profonda autonomia. E questa è anche una delle ragioni, termino la citazione da Andrea Emo, per cui le persone che sono diventate poi spettatori di Leonardo, che hanno contemplato le sue tele, hanno, come dire, sviluppato una varietà infinita di interpretazioni. Esattamente come quando ci troviamo di fronte alle cose della natura e cerchiamo di dare interpretazione dei fatti a cui noi stiamo assistendo. Questo è un punto molto importante, perché se c'è un tratto che segna bene il carattere dell'arte di come conoscenza, l'arte leonardiana, è proprio questa caratteristica per cui l'arte è conoscenza di cose che possono esserci ignote. È conoscenza, Emo scriveva, di mondi ignoti in Leonardo. Ed è un elemento molto significativo, perché questo modo di vedere arte e scienza collegate insieme nella sua genialità come un modo di conoscere mostra come l'atteggiamento di Leonardo nasca da un amore per la ricerca in quanto tale. Diciamo anche che la ricerca per Leonardo è un premio a se stessa, vale in sé. Questo vuol dire che in Leonardo, certo, alcuni soggetti possono essere di carattere religioso, altri di carattere politico, ma non è la matrice politica e nemmeno la matrice religiosa quella che diventa prevalente. Anzi, potremmo dire che la rappresentazione leonardiana non ha presupposti e nemmeno conseguenze che siano di tipo morali, religiose o politiche. È appunto autosufficiente nella sua autonomia. È stato detto giustamente da molti, e vale la pena di ripeterlo, che Leonardo dipinge, per così dire, in termini cosmici, non in termini morali. E quindi quello che conta è la struttura cosmologica dei grandi temi che Leonardo viene trattando. L'individualità, lo sguardo, la morte, la vita, l'infinito. Sono questi i temi che sono al centro
della rappresentazione leonardesca. E questo è un elemento particolarmente significativo. Leonardo si diceva uomo senza lettere. Certo, non è un filosofo, non nel senso che prescinde da tesi filosofiche o metafisiche. E proprio per questo noi oggi possiamo porci il problema filosofico legato alle sue modalità di rappresentazione. Se noi andiamo a vedere alcuni dei temi che sono centrali in Leonardo e che Leonardo talvolta ha commentato, per esempio l'importanza della matematica, la necessità di esprimere, dov'è possibile, certi rapporti come rapporti quantitativi, noi ci rendiamo conto che di nuovo la morale di Leonardo è la pura ricerca, il modo di rappresentare il mondo e appunto in questo modo di rappresentare il mondo potremmo dire che arte e indagine tendono a coincidere. È stato anche detto che Leonardo ama il cosmo, si accontenta dell'universo, dell'universo esteriore, ma questa portata cosmica è fondamentale. È fondamentale anche in una tematica che può esserci suggerita da alcuni degli sfondi più belli dell'opera leonardiana. Pensate per esempio, come viene naturale di pensare a Monna Lisa e il Giocondo. Pensate a queste montagne che sono dietro Monna Lisa, con valloni, con gole, che si perdono lentamente nell'azzurro della distanza. Ebbene, come potremmo chiamare questo tipo di montagne? Come potremmo considerarle? Queste sembrano i posti di confine dell'infinito. Quel tipo di varchi che ogni volta che qualcuno si addentra in tali percorsi è destinato a non tornare più indietro. Non c'è niente di tragico in questo, c'è piuttosto una considerazione appunto cosmologica. Quei varchi sono i confini dell'infinito, essendo confini dell'infinito, sono tali che non ha nemmeno senso domandarsi se colui che ipoteticamente si sia inoltrato in per quei confini possa tornare indietro. La distanza appunto è infinita. E quindi, sotto questo punto di vista, Leonardo è fuori, diciamo così, da quella mentalità umanistica che tendeva a racchiudere tutto quanto in una formula precisa, con le giuste simmetrie. Queste montagne spezzate, queste valli che si perdono nell'azzurro, questo paesaggio che suggerisce che dietro ci siano nuovi paesaggi e questa successione non finisca mai, ecco, questo tipo di impostazione è fuori, direi, da quella mentalità umanistica che noi potremmo definire, come dire, con qualche paragone. Leonardo, secondo me mi pare, agli antipodi da Lutero. Lutero vede il mondo
giustificato da una tensione profonda verso Dio. E gli uomini sono strumenti talvolta inadeguati dalla stessa opera divina. Se Leonardo è lontano da Lutero, Leonardo è anche lontano da quello che è stato tradizionalmente considerato il grande avversario di Lutero, Erasmo da Rotterdam. Anche in Erasmo il lavoro, in questo caso il lavoro di chi traduce, di chi fa della filologia, di chi lavora a mettere a punto un testo, è un lavoro ad maiorem Dei gloriam. E infatti si può anche capire la profondità e l'amarezza dello scontro tra Erasmo e Lutero, proprio perché vengono sostanzialmente dalla stessa matrice. Ricordiamoci che Lutero riplasma la lingua tedesca proprio versando in volgare la scrittura. Non troveremo nulla del genere in Leonardo. Questo respiro morale e religioso è assente. E la questione puramente formale ha soppiantato appunto questa ispirazione religiosa. Certo, Leonardo rappresenta delle passioni, che hanno anche agitato la storia del cristianesimo in alcuni dei suoi dipinti. Beh, pensiamo al Cenacolo, tanto per averne un'idea. Eppure, questa partecipazione alle passioni è importante perché vengono da Leonardo analizzate e studiate come se fossero puri e autonomi fenomeni naturali. Questo aspetto fa sì che Leonardo crea anche lui un suo sistema, come un matematico fa un sistema di matematica, così un pittore come Leonardo fa un grande sistema di rappresentazioni e di raffigurazioni. Ma queste raffigurazioni hanno il loro maggior respiro proprio in questo carattere fortemente naturalistico. E qui viene forse spontaneo chiedersi se si possa mettere l'arte di Leonardo sotto un particolare segno filosofico. La mia risposta a questa domanda è sì, ma naturalmente bisogna cercare il filosofo giusto. Beh, di questi filosofi che potrebbero essere candidati a diventare un po' l'equivalente filosofico di Leonardo, ce n'è uno che spicca potentemente, anche se è vissuto dopo Leonardo, quel Giordano Bruno, il quale, come Leonardo, guardava in modo spassionato alla natura e riteneva che lo studio della natura fosse qualcosa da perseguire per amore della ricerca stessa, senza alcuna sovrapposizione né di filosofie tradizionali e nemmeno di religioni tradizionali. Leonardo, come voi sapete, è finito in Francia, terra che tra l'altro attirò anche le simpatie di Bruno qualche generazione dopo, quando la Francia rappresentava un tentativo
politico interessante di acquistare la propria dimensione statuale prescindendo dalle interpretazioni, come le chiama il mio amico Nuccio Ordine, in termini di Vangelo armato. E la cosa interessante è che il Vangelo armato era tanto dei calvinisti francesi, i cosiddetti ugonotti, quanto era dei cattolici leghisti. Non c'è nessuna allusione, vi prego di pensare a forze attuali, quanto ai cattolici leghisti, convinti entrambi di dover imporre il loro Vangelo, cioè la loro interpretazione del Vangelo in termini politici, disposti quindi a usare, come disse Pierre de Ronsard, le canne fumanti delle pistole per imporre il loro credo, che era un credo politico, ma era anche un modo particolare di leggere i testi della tradizione cristiana. Ebbene, Bruno è un personaggio che si stacca completamente da questo scenario politico, che guarda alla spregiudicatezza di quei sovrani i quali finanziano gli studi, le lettere, la libera ricerca e che dovrebbero consentire a chi vuole capire la natura di continuare a farlo nella più completa libertà senza alcuna sovrapposizione di che noi chiameremmo di tipo morale o religioso. In questo io ritengo che ci sia una profonda analogia tra l'autonomia di ricerca prodotta da Leonardo nelle sue opere e quell'autonomia di ricerca intellettuale che Giordano Bruno teorizzò sia nei suoi dialoghi scritti in lingua italiana, in particolare dell'infinito universo e mondi, sia anche nei suoi trattati scritti in lingua latina. Certo, dicevo prima, Leonardo si diceva homo senza lettere, non aveva una cultura filosofica sofisticata, non l'aveva e non l'ha cercata perché non gli interessava, perché probabilmente la considerava un ostacolo a quella grande enciclopedia di rappresentazioni che stava a poco producendo. Certo, come in molte enciclopedie del futuro, con il gusto della sperimentazione, con il tentativo incessante di trovare nuove tecniche per rappresentare le cose. Insomma, sperimentando. E questa sperimentazione diventa appunto quella che io chiamo la meravigliosa tensione di Leonardo verso l'infinito, quell'infinito che è evocato dallo sfondo montuoso della Monna Lisa. Ed è questo infinito molto simile all'infinito di Bruno. Bruno è un grande, come dire, innamorato dell'infinito. È uno che difende il mondo infinito, che trova impensabile che ci siano stati dei filosofi che hanno cercato di dare al mondo dei confini, che i confini ci sono soltanto per essere infranti e spazzati via. Ecco, in questo senso, il carattere analitico di Leonardo è un carattere che ha, secondo me, non poche analogie appunto con il coraggio analitico di Giordano Bruno, il quale guardava l'infinito sotto due punti di vista, attenzione bene,
l'infinito che si cela nei particolari più piccoli, nel microcosmo, e l'infinito che si dispiega di fronte a noi nel grande universo. Dopotutto, queste due forme, microcosmo e macrocosmo, sono due aspetti della medesima tensione verso l'infinita. Allora, ritornando a Leonardo, possiamo capire come Leonardo abbia proceduto, in un qualche senso, a liberarci in un'attività pittorica, ma non soltanto pittorica, che è la negazione di qualunque totalitarismo divino. Il sentimento religioso, le ipotesi morali, la propaganda religiosa per un partito religioso o per l'altro, tutto questo da Leonardo è tagliato via, manca nella sua opera. E questa è la ragione per cui la sua opera ci pare così interessante, stimolante e problematica quanto le cose di natura che Leonardo ha rappresentato. Quindi potremmo dire che Leonardo si lascia alle spalle anche il mondo della storia e della politica, non gli interessa. Quello che gli interessa, appunto, è l'elemento simbolico della ricerca infinita che si trova, appunto, in quelle lucori che ci sono al di là delle montagne. L'infinito è l'orizzonte che contorna la Gioconda dietro quelle montagne spettrali che Leonardo ha rappresentato. Come vi dicevo, è un altro mondo proprio questo di Leonardo, da quello che succede in una città che per molti versi è stata la sua città, Firenze, la città dei Medici, la città di Marsilio Ficino e della sua Accademia Platonica, il dolore malinconico delle ultime tele di Botticelli, il furore profetico di Savonarola, le contese tra i Medici da una parte e i Piagnoni dall'altra, ecco, tutto questo è lasciato alle spalle. Il vero simbolo a cui Leonardo pensa, come vi dicevo, è l'infinito. L'infinito che è l'orizzonte della Gioconda, che è anche però la ricchezza che alcuni dettagli possono dare nelle indagini delle cose che sono molto piccole. E questo è un elemento che, come vi dicevo, secondo me trova una rispondenza ideale, appunto, nella figura di Bruno, ed è, come dire, anche il punto di fondo di quella che chiamerei una riflessione di Leonardo, forse potremmo dire sì filosofica, nel nostro senso. L'arte per Leonardo è un grande modo di espressione. L'arte è un modo di conoscere. L'arte è un modo di far vedere quello che abbiamo conosciuto a coloro che guardano le nostre realizzazioni. E quindi una costruzione di coesione che va al di là di un mondo separato dalla violenza dei politici di cui abbiamo parlato prima, ed è un mondo che potremmo dire è retto anche questo da una fede. La fede di Leonardo è la fede nell'arte.
è la fiducia in questi strumenti che l'arte mette a nostra disposizione e che questo tipo di disposizione sia poi quello che permette anche un aspetto molto pratico, la ricaduta della ricerca in un campo tecnologico in cui Leonardo si è dimostrato in più di una situazione un grande maestro. Come concludere? Se anche l'arte è una fede, è un punto estremamente delicato. Forse l'arte potrebbe operare nel caso di Leonardo un po' come operava la fiducia nel Signore di Martin Lutero, con però una sostanziale differenza. L'idea di fondo resta per Leonardo la rinascita del pensiero, il pensiero che pensa a se stesso e che, siccome pensa a se stesso, è un punto che può permetterci anche di perderci nell'infinito. Pensiero che pensa a se stesso, che pensa ancora a se stesso, senza che questo ciclo venga mai a interrompersi. Sotto questo profilo arrivo all'ultimo punto che volevo toccare in questa semplice chiacchierata, che però mi pareva la pena, perché spiega bene cos'era la libertà per Leonardo. Una testimonianza molto interessante di un suo contemporaneo suona così. Spesso lui passava dai luoghi dove si vendevano degli uccelli e di sua mano li cavava dalla gabbia, pagato a chi li vendeva il prezzo che era chiesto. E poi li lasciava andare in aria, a volo, restituendo a quell'animale la libertà che era stata perduta. Ecco, credo che questa sia la vera concezione della libertà di ricerca e di vita che noi ricaviamo dall'insegnamento leonardesco. Grazie. Allora, ringrazio il professor Giorello per questo bel percorso in cui è riuscito a fondere il tema della libertà, la libertà dell'artista, la libertà dello scienziato. Regola non scritta di questi incontri vorrebbe che chi ha avuto l'onore di introdurre l'ospite si rivolga ora al pubblico affinché sia il pubblico a rivolgere delle domande all'ospite, non prima però di avere il privilegio di aprire lui questa stagione, questo momento dell'incontro con una prima domanda. Io ne approfitto immediatamente perché non so se mi ricapiterà l'occasione, quindi o adesso mai più. Cerco di fare una sintesi di quello che lei mi ha detto e provo un po' a tradurlo alla luce dei nostri giorni. Nel senso che non so se valga ancora una vecchia battuta di quel giornalista americano il quale diceva che la politica ascolta la scienza a patto che la scienza dica quello che la politica vuol sentirsi dire. Mi viene da pensare che con il nuovo che avanza nel campo del potere politico, e non uso l'espressione che avrebbe usato Leonardo, ovvero sia gli ambiziosi tiranni, perché non vorrei ingenerare l'equivoco e far pensare ad un complimento, quindi diciamo così, il nuovo che avanza nel campo della politica, che sembra molto abile, molto disinvolto nell'usare tutte le forme di comunicazione per proporci delle narrazioni che tutto sono fuorché veritiere, in un'epoca in cui sembra che la menzogna abbia lo stesso peso della verità e risulti talvolta anche molto gradita, molto accattivante, mi chiedo come possa la scienza riportare al centro la verità della ragione, le ragioni della conoscenza e continuare a fare un'accurata informazione scientifica. Come possa la scienza aiutarci ad evitare il rischio, come scrive Roberto Burioni, di morire con i ciarlatani. Ecco, grazie. Ti
Ti ringrazio per questa bellissima domanda, che credo che non valga solo per i tempi di Leonardo, ne valga solo per i tempi di Galileo Galilei, spostandoci un po' più verso di noi. Tra l'altro, voglio dire che proprio di recente, presso un editore di Brescia, è stata pubblicata la lettera di Galileo Galilei a Benedetto Castelli. I tre studiosi che hanno trovato l'originale di questa lettera hanno fatto vedere come Galileo fosse scrupoloso nel presentare proprio quel sottile rapporto tra ricerca scientifica e politica in senso lato del termine. Galileo diceva: la verità della scrittura è fuori discussione, nessuno ha niente da dire. Pur tuttavia, se è vero che la scrittura non sbaglia mai, aggiungeva, non è detto che non sbaglino alcuni dei suoi interpreti. Anzi, costoro commettono forse dei gravissimi errori forieri di bestemmie e di eresie. E poi dà degli esempi. Prende quei passi della scrittura che erano considerati passi problematici alla luce della nuova scienza copernicana e che la duchessa madre Cristina di Lorena aveva sottoposto a Benedetto Castelli stesso. Uno di questi è notoriamente il Fermati o Sole, di cui Cristina aveva fatto esempio e che Galileo spiega nel corso della lettera, mostrando che è molto più facile fermare il Sole per un copernicano che per un tolemaico. La parte tecnica ve la risparmio, ma quello che importa nel testo di Galileo è che la scrittura, siccome formulata in un linguaggio che se fosse preso alla lettera finirebbe con l'attribuire a Dio mani, piedi, occhi, delle passioni e addirittura il ricordo o la dimenticanza del passato e le speranze del futuro, ecco, questo tipo di linguaggio è un linguaggio che va spiegato tenendo conto dell'obbligo della scrittura, che era quello di farsi capire da popoli, per i nostri standard, piuttosto rozzi e ignoranti. Di conto suo, invece, la natura non ha alcuna cura della comprensione umana. Segue le sue leggi inesorabili e quindi, conclude Galileo, quando si ha a che fare con una dimostrazione matematica o con alcuni dati di fatto pertinenti a una questione scientifica, è meglio che la scrittura taccia, cioè che non si usi il testo della scrittura per risolvere un problema di matematica applicata o un problema di fisica. E questo è un atteggiamento estremamente importante, che fu l'atteggiamento seguito da Galileo nel 1616, quando fece in tempo a essere ammonito dal cardinal Roberto Bellarmino, e che poi Galileo mantenne con alcune varianti, arricchendolo anche di alcuni esempi, per tutta la sua carriera, fino a quando pubblicò 1632
il dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, il tolemaico e il copernicano, fingendo di dare ragione al tolemaico, ma portando in realtà argomenti per il copernicano. Lasciamo adesso perdere quanto gli argomenti di Galileo fossero stringenti. Quando ne aveva parlato qualche anno prima con Giovanni Keplero, Keplero aveva trovato l'argomento del flusso e del riflusso del mare come unica prova fisica della composizione del moto terrestre intorno al proprio asse e del moto terrestre intorno al Sole come un argomento molto debole, il che aveva portato a una litigata piuttosto forte tra due copernicani, con Galileo che accusava Keplero di aver tradito il fronte del copernicanesimo. E noi oggi sappiamo che aveva ragione Keplero, che le maree sono dovute all'attrazione lunare e anche all'attrazione solare, in parte. Questa dottrina fu ripresa da Isaac Newton e infatti nella teoria, nell'esporre la sua teoria della gravitazione universale, Newton ci dice che la sua legge, quella che imparano gli studenti al liceo, la forza di attrazione è proporzionale a due masse ed è inversamente proporzionale al quadrato della distanza. Ebbene, questa legge, che sembra così semplice, permise a Newton, con un grande tour de force matematico, di ritrovare le tre leggi di Keplero, di ritrovare la caduta dei gravi e il moto dei proiettili studiato da Galileo, e con una certa soddisfazione Newton aggiunse e anche i movimenti del nostro mare inglese, cioè le maree così come venivano misurate sulle coste dell'Inghilterra. Non è che non sia stato un grande tour de force, Newton si rendeva conto di come la ricerca potesse essere ostacolata da una serie di pregiudiziali filosofiche e direi anche teologiche che erano ben presenti anche nel suo paese. Dopotutto, l'Inghilterra di Newton è un paese protestante in cui curiosamente il sovrano è il capo della Chiesa, il re è il capo della Chiesa e per Newton non doveva essere molto facile vivere in una situazione del genere. Lui che stava al Trinity College di Cambridge e non credeva nella Trinità. Era un unitariano e quindi era una situazione estremamente delicata. Questo compromesso newtoniano di grande attenzione nel presentare le sue posizioni, mantenendo nei propri scritti personali la posizione antitrinitaria che gli era consona, fu attaccato con grande forza polemica da un filosofo che era anche un uomo della Chiesa di Inghilterra, George Berkeley, poi diventato rappresentante della Chiesa d'Irlanda, ma la Chiesa d'Irlanda era stata costruita, se ben mi ricordo, verso il 1734, sulla falsariga della Chiesa, che noi chiamiamo anglicana.